Ciao a tutti ragazzi, sono Yakidale e oggi siamo qui in un nuovo video dove andremo ad attaccare con tante bellissime mongolfiere livello 6. Come vedete ho cambiato il villaggio, ho messo quello che avevo fatto tanto tanto tempo fa con il nostro mitico Bart Simpson, perché così le possiamo vedere tutte qua insieme. E guardate, cioè sono veramente troppa roba. A livello di numeri sono 48 più 7 nel castello del clan, eccole qua, per un totale quindi di 55 mongolfiere livello 6. Abbiamo come al solito il nostro re e la nostra regina, tutti e due a livello 18, mentre per quanto riguarda gli incantesimi, due furie, due cure e una fulmine nel caso dovessimo trovare truppe del clan nemico, quindi possiamo cercare qualcuno da attaccare. Sicuramente non credo che attaccherò, anzi attacchiamo questo proprio subito, perché 438.000 di elisir mi sembra un buon bottino. Poi ci sono gli archi X impostati su solo terra, la regina è solo a livello 2, non dovrebbe essere troppo difficile. Vediamo un po' cosa fare, vediamo se ha delle truppe del clan, non sembra averne. Molto molto bene, intanto mi arrivano i messaggi sulla pagina Facebook. Colgo l'occasione per invitarvi a mettere mi piace alla pagina Facebook se per caso volete scrivermi. E direi di usare una tattica un po' particolare, tipo mettere le mongolfiere completamente a caso lungo questa linea. Ce ne sono rimaste ancora 20 e le teniamo perché le metteremo dopo. Ok, dai, ok, dobbiamo decidere dove mettere le furie. Pensavo di metterne una qua, perché, cioè ragazzi, le mongolfiere sono veramente una truppa lentissima e quindi bisogna sempre supportarle con le furie. Poi possiamo mettere una furia anche qua. Qua dietro intanto mettiamo il nostro re e la nostra regina. Qua mettiamo una cura, così le mongolfiere non muoiono. E direi che stiamo andando piuttosto bene. Ci mancano ancora le truppe del clan che mettiamo prontamente qua sotto. In teoria dovremmo riuscire a farcela. Non sono ancora sicurissimo, però siamo lì ragazzi, mettiamo l'ultima cura perché le trappole sono sempre pericolose e preferisco essere sicuro, però abbiamo distrutto tutte le difese, ci manca solo la regina, ci manca solo il re e poi il 100% dovrebbe essere fatto. L'unico problema sarà il tempo, abbiamo 1 minuto e 26, non so se ce la facciamo ragazzi, spero di sì. Dai mongolfiere, bravissime mongolfiere, sono lente le mongolfiere, però abbiamo ancora un minuto. Boom, mamma mia che devasto. Attiviamo anche l'abilità del re. Abbiamo 55 secondi. Ce la facciamo abbondantemente. Sì, mi sembra un ottimo attacco. Abbiamo fatto 100%. Non era un granché, però diciamo ce lo siamo gestiti molto molto bene. E soprattutto abbiamo preso più di 400.000 di elisir, che non sono mai pochi. Mancano ancora 30 secondi, quindi ci siamo stati ampiamente con il tempo. 3 stelle, guardate che bottino, mamma mia ragazzi. Abbiamo preso anche 1200 di nero, che non fanno mai male. E anche giusto per 138.000 di oro. Quindi preparo sempre le solite truppe e ci vediamo nel prossimo attacco. Si attacca questo ragazzi? Non saprei perché è abbastanza tosto. Possiamo provare una strategia abbastanza particolare, quindi mettere due furie così e mettere un po' di mongolfiere qua. Le furie le ho messe malissimo, mamma mia, sono un deficiente. E poi le altre mongolfiere invece le mettiamo qua sopra. Vediamo un po' cosa ne viene. Ok, sembra andare abbastanza bene, perché noi qua gli mettiamo una cura e qua pure, più o meno. Aspettiamo un attimo, qua mettiamo le altre mongolfiere del clan. Stiamo andando abbastanza bene, più o meno. Sì. Dobbiamo distruggere questa torre dello stregone. Poi cosa manca? Manca quella torre dell'arciere, che dovrebbe andare giù molto facilmente. Poi qua ovviamente mettiamo un'altra cura e il 100% dovrebbe essere fatto. Nel frattempo mettiamo il re barbaro qua e la regina degli arcieri di qua. Di truppe, cioè di difese aeree, manca solo questa torre dell'arciere, che adesso verrà molto molto facilmente distrutta. E poi
basta. Quindi anche in questo attacco siamo riusciti a fare il 100%. La regina è rimasta in vita per un briciolo. Attiviamo anche l'abilità e dobbiamo solo prendere le risorse. Intanto queste mongolfiere distruggono il municipio. Dai, molto molto bene, anche questo attacco è andato a buon fine. Diciamo che è una strategia abbastanza sicura contro i municipi al 9, si fa quasi sempre 100% se le mongolfiere vengono usate bene, però contro i municipi al 10 è veramente un casino perché ci sono le torri inferno e poi ci sono alcuni svantaggi, tipo così giusto per dire, il costo di addestramento delle mongolfiere che è abbastanza alto e anche il tempo perché ci mettono veramente una vita. Guardate sti scheletrini quanto rompono al nostro re barbaro, mamma mia, ma vengono polverizzati dalle mongolfiere. E quindi mancano 30 secondi, sì, ce la dovremmo fare senza alcun problema. Abbiamo fatto 344.000 di oro, non male, anche 1.300 di nero, di elisir non tantissimo, però ci accontentiamo. Quindi ragazzi, per questo video era tutto, spero che vi sia piaciuto, vi ricordo come al solito di mettere mi piace, andate subito alla pagina Facebook e anche seguirmi su Instagram e Twitter. Se avete voglia potete scrivermi qui sotto nei commenti qualcosa che potrei fare, qualche video, magari qualche strategia di attacco un po' strana, anche video diversi da Clash of Clans. I commenti sono fatti per questo. Io come al solito vi ringrazio di tutto e niente ragazzi, noi ci vediamo nel prossimo video.